Ed ora con Andrea Marotta in una casa di riposo di Firenze a vedere i badanti robot. I robot entrano sempre più nella nostra vita quotidiana. Come state oggi? Bene. Mi dispiace se vado via? Sì, tanto. No, sono stati bene, sei anche sola. Coro ha 4 anni e lavora con gli anziani da un mese, ma se la cava piuttosto bene e forse il merito è non solo di chi l'ha progettato. Siamo nella residenza sanitaria San Lorenzo a Firenze e il robot che percorre i corridoi è un progetto della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Coro ha 2 fratelli, Oro e Doro, e l'Istituto di Biorobotica Pisano li ha pensati per la cura degli anziani, dalla spesa alle necessità casalinghe o in questo caso all'assistenza sociosanitaria per quelli più fragili. Qui a Firenze, dopo 4 anni in laboratorio, è stato messo alla prova per 30 giorni. Una sperimentazione sul campo che, come accade spesso, ha finito per migliorare il prodotto oltre le stesse intenzioni dei creatori. Abbiamo risolto tantissimi problemi di tipo logistico, di tipo tecnico, di tipo organizzativo, proprio per riuscire a testare i robot con persone reali e con operatori reali. L'idea è quella di far fare al robot dei compiti, diciamo così, di basso livello che normalmente gli operatori fanno. Per esempio? Ma per esempio trasporto di oggetti, oppure supervisione, controllo, oppure ecco, trasporti di forniture ad hoc per la residenza, no? Tra più piani. Può trasportare farmaci, aiutare gli anziani a camminare, agire di iniziativa o su comando, controllare con i suoi occhi, alcune telecamere, le stanze in assenza degli operatori e può stimolare anche i pazienti a livello cognitivo. Quasi 9 milioni il costo complessivo del progetto, finanziato per 2/3 dalla Commissione europea. Per ora ne esistono 3 esemplari, uno degli altri 2 si trova in Svezia, a Örebro, in un condominio assistito per anziani, una realtà ancora assente in Italia. In produzione potrebbe costare anche meno di 10.000 euro. Un supporto utile per pazienti e gli stessi operatori, ma non ancora capace di sostituire il lavoro di quest'ultimi. Mentre gli operatori sono impegnati nelle loro attività di assistenza, di cura, diciamo, può svolgere tutta un'altra serie di attività, ma anche controllo, e quindi diciamo, è un buon supporto a quella che è l'attività quotidiana. Alleggerisce e facilita il lavoro degli operatori, non è certo sostitutivo.